Va bene. Vediamo se riusciamo a gabbanare qualcosa. Sì. Benvenuti alla live di Full Timer Pesca. Bella ragazzi. Bellissima. Ok, fin qua ci siamo. Bella ragazzi, bella ripadella. Carpe o carpuzze? Ci stiamo? Le. Bella ragazzi, un po' più, eccolo lì, ci sta? Ci sta. Vento è quasi inesistente, perciò non va bene, va benissimo. Aia. Bella ragazzi. Allora, qui adesso diamo un po' di spazio, Direi che manca un po' di più. Vediamo quanto sta. Ma scivola almeno, insomma. Fa un po' fatica andare giù, Anzi. Vediamo di giocare. Bella ragazzi, like con Full Timer Pesca. Sì.
sparisco io, sì. No. Non capisco perché non va giù. Perché non vai giù? Eccolo, mi sono fatto malissimo proprio. Qua però così fa di più. Bello. Mi sta bene così, eh? Sì. Ora mastichiamo. Il frumento. E attiriamo le bestie. Sta già mangiando? Mi sembra così strano. Ma no, sono borele. È impossibile che mangi così. Dove cacchio? Questo sono al borele del piffero. Sono al borelline, sono al borelline.
Ciao ragazzi, benvenuti sul canale di Full Timer Pesca. Mi raccomando, siamo anche su YouTube, Instagram, TikTok e anche Facebook. O quando viene fuori il sole, però picchia, eh? Mannaggia la suerte. Ma quando dico picchia, picchia. Abbiamo fatto un bel dai, qua ci siamo. Bella ragazzi, scusate, ma si vola. Volevo fare qualcosa di, però non so se ci riesco. Siamo, insomma, vediamo. Non mi ricordo più. Ok.
Allora ragazzi, siamo a Carpe, stiamo usando il classico frumento Super Figus, pasturo adesso un po', poca roba, però ci diamo. Vediamo se riusciamo a ingabbanare qualche carpa. Addirittura ci sono ancora le libellule. Già sul pezzo. Ciao, sì, io preferisco i pesci che la gente. Cosa c'è, feeder giù? No, no, ma voilà, sono due cannette qua col frumento. Vabbè, il galleggio, no? Sì. Visto. Molto, molto easy, giusto per passare la giornata. Che non me lo aspettavo neanche così alto, devo dire la verità. Ma per fortuna. Perché non provi anche col pane? Ah, perché non ce l'ho. Allora, so che col pane vengono su subito proprio. Ah, se vuoi fare una prova, il pane ce l'ho. Ma se mai dopo mangiato, se vedo che prendo un cappotto della Madonna. Ah, qui è facile. Il cappotto no, però non prendi, non fai dei gran numeri. Bisogna metterci più pesce. E dove lo vai a prendere? Diventa quello il problema. Io adesso gli ho cacciato dentro un 140 pesce gatti. Però carte, no, che cazzo, no, me le vado a prendere? Nostrane o? No, no, tutta roba nostrana. E i pesce gatti nostrani hai trovato? Sì, al lago di San Martino. Ah, lì. Lì bisognerebbe andare. Io non so dove andare a Carpe. Fuori per riuscirla a portare via. Qualsiasi laghetta a pagamento te le, lo fanno in vivo e non te le danno. Lì bisogna capire un attimo quanto costa comprarlo, se no andare nei canali e ogni tanto prendi su, quando ti diverti li metti in vasca e porti su. Vabbè, le tieni nella nassa, poi io tengo sempre nella nassa, poi ho un vascone con l'ossigenatore, butto dentro e ah, si fa così. Cioè non... I bass ce li ha mangiati tutti i cormorani, quel cormorano di merda. Se quest'anno torna, due spalinate gliele do. Bisogna andare. Ci ha dato? Sì, però pure che sia una codella. Cos'è, frumento? Tutto frumento. Come è arrivato armato? Ciao. Non sa.
Per fortuna. Ah, l'ultima volta ho preso due trote e una mur. Hai preso ancora le trote? Pensavo fossero No, ma sì, me sono... Sì. Quando c'erano ancora. Perché per me non ce ne sono più. No, ma no, non riesco mica a passare l'estate. Ma però, se muoiono, ti vengono a galla, le vedi. Io sono qua tutte le settimane, non ho visto un piccolo. Ah, con le tartarughe, è un attimo che finiscono. Ancora 4-5 ci sono ancora. Ma vengono da sotto. Appena fanno le figliate cambiano territorio, ce ne sono sempre. Noi dovremmo avere la trappola H24. Le bisce, cioè una biscia, ho visto un paio di bisce che una trota se la vedono per aria, un attimo. Sì, a ottobre non è proprio tanto normale. L'unica cosa è che quando si rimetteranno i bass, quando uno li becca, è pieno di acquadelle e si fa la panza piena. Ma in effetti le acquadelle le ho buttate perché avevamo i bass e gli dovevo dare da mangiare. Poi sono spariti i bass e sono rimaste le acquadelle. E ce n'è. Forse ce ne sono due, forse, perché uno salta sempre sotto quell'albero lì e quell'altro salta in fondo quell'alberino, quel cespuglio che viene fuori. Se vedi degli attacchi li vedi lì sotto. Perché c'è la sottana. L'amore era piccolino. Ma così. Anzi. Sono quelli che abbiamo buttato l'anno scorso. Adesso mi sono messo a taggarli. Li misuro, li peso, li metto il tag col numero. E come fai? Gli metti un'etichetta? Sì, li metto. Uso la pistola, quella che usano per etichettare i vestiti. Sta. È la carpa più grossa che hai preso qua dentro? Boh, devo guardare le foto. Io, ma prima che ancora Massi la prendesse, presi un 5 kg. Ma sì, più o meno sono anch'io. Dopo, aspetta. Hanno messo in punizione i ginocchi sui ceci. Sì, perché sono stato cattivo.
fatto un posto Lobic lavato in bocca, che è 98 cm per 9 kg e mezzo. E quelli sono di 99 e quelli sono vecchi, eh. Quei tostolibri lì sono veramente vecchi. Ah sì? Ma vecchi, ma peccato, perché saranno sofferto di nanismo, perché io quando venivo qua c'erano già, ne ho presi uno che più o meno aveva quelle dimensioni lì, cioè con del mangiare e forse più acqua, è tutta roba dai 50 ai 100 kg adesso. Uh-huh. Ah no, è così. Grazie. Poi dopo ho fatto un amur di 99 cm, sempre circa 9 kg e mezzo. Vabbè, un metro d'amur no, però. Poi questo qui era l'americano che avevamo buttato giù, dopo sono riuscito a prenderlo, l'ho sassato nel canale perché non lo volevo qua dentro. 3 kg e mezzo di carpa, un'altra 3 kg e mezzo, 1 kg e mezzo, 3 kg e 7. 3 kg e 100, 2,6, questo cos'è? 1,7, 3, 4, un'altra mur di 3,4 che sono quelli che abbiamo buttato giù l'anno scorso, perché normalmente qua 1 kg e mezzo di carpa, 1,6 kg, 1 kg e 100. $2,950 una mur. Ma sempre in... col pane e frumento? No, o col bigatto o sono due a feeder col frumento. Perché per me qua, per me qualche pezzo da 10 c'è, solamente che bisogna fare la notte con le boys da 24. Ah, no, quello anche. Ma una volta si potrebbe fare. Per vedere proprio qual è il pezzo più grosso. Perché secondo me c'è. Sono di sicuro. Io hai mai rotto qua? All'inizio sì, rompevo sempre all'inizio. Adesso ho del 30 diretto, sta lì col culo. Ah, minchia, sì. Ho detto tanto. È qui. No, sì, ma con del 18. 18, però un 20. No, ho rotto fino al 25, poi mi sono rotto il cazzo, ho cambiato. Un 25 e... senza ostacoli si può stare, devi lavorare un po' di più. Però sì. Poi dopo mi sono rotto il cazzo e gli ho cacciato del 30. Con 30 stanno. Ah sì. Che altro non vedo più le anatre, non ho fatto delle anatre mandarine. Sono sparite subito, sono state qua 20 giorni. Se ne è mangiata qualche bestia. Ma alla fine perché avevano tagliato le ali al maschio, ma le avevano tagliate male e volava. E sono finite lì nel laghetto qua di sotto. Sono state là un po', poi dopo sono sparite. Poi quando sono a galleggio, se uno usa uno 0,30, altrimenti la feeder. Feeder è fatto mangiare le risonte. Siamo.
Quando vede che non va giù, mi tira un po'. Sabato, quando sono andato a pesce gatti, avevo la 6 metri fissa perché tanto pesce gatti. Dopo avevo l'acquadella che mi rompeva le palle per il gatto, allora ho iniziato a cambiato con l'ombrico, quindi vedevo, cioè quando vedevo la mangiata, 90% era Il gatto. dopo lancio, come hai fatto te, il galleggiante parte tutto di traverso, ho detto un'altra acquadella che due marroni, allora ho cacciato l'innamata per tirarlo via, carpa. Stato 20 minuti con la 6 metri piegata all'inverosimile, solo che senza mulinello, così tutta piegata, non la, cioè veniva a galla ma Fa non la benissimo per riuscivo, l'avambraccio. non la riuscivo a portare a riva perché mi stava sempre lì. Allora l'ho forzata con il telefono in mano per fargli almeno la foto. Porca, calcimino, spezzo tutto il primo. Il cimino mi vola nella sponda dietro, allora prendo la 6 metri, appoggio e dopo avevo il galleggiante lì, ho detto oh, quello lo recupero. Allora mi sono messo a tirare, pum, 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 era ancora attaccata. Hai tirato su poi? Ma va là, dopo quando avevo la Ma con linea, l'elastico fisso no, fisso? fissa, fissa. Occiume. Sono stato lì 20 minuti, sì, ma sarà stata un 10-12 kg, eh. Però. Però io a pesce gatto ci vado senza guadino, cioè sono pesce gatti, non me l'aspettavo di. Guadagnamento con canna fissa. Qua Si non lo so che vede, bestia è, si siamo qua, vede. non lo so. Questa è la piega della canna. Mi sto divertendo come un scemo. Oh, è 10 minuti Si vede che anche che ce si l'ho in rompe? canna, non No. riesco a sollevarla più Cioè, di così. te sei attrezzato. Io avevo il telefono lì Ma nel intanto panchetto. sotto le 16, quando voglio farla andare, taglio e buonanotte. Ciao ragazzi. Oh. Uso del 16, cioè adesso è già un po' di anno che uso il floor carbon della Sunline, il 16 tiene 3,8 kg, è una resistenza spaventosa, in effetti l'ho tenuta finché non mi ha rotto la canna. Ieri sono andato a Faenza a portarla, metto a posto, settimana prossima me la ridanno. Ci vorrebbe la GoPro sul cappello come hai te, e poi quando con il telecomando io ce l'ho, per andare a pesce gatti mi metterò la GoPro. Dipende uno che cosa vuol fare, se vuoi fare dei ricordi ci può stare. A parte che questo qua, cioè, su vai su AliExpress, boh, per me 7 € li prendi, lo prendi. Questo è comodo, perché l'ho preso perché prima avevo fatto un gran zaviglio, poi mi è cascato il cellulare nell'acqua, ho detto aspetta bene che... mentre avevo allamato un luccio lì incastratissimo, pieno di leghetti di castenaso. Dico, mi è proprio cascato, ma dico no, no, aspetta bene che... No, io la GoPro con l'attacco, poi dopo il telecomando te lo leghi qui, quando vuoi farla partire schiacci lì e parte, dopo ti fai i montaggi. Mamma mia. Cioè, ti ho detto, ero andato anche senza guadino, perché tanto il pesce gatto viene su così.
vediamo dopo. Ciao. Grazie per chi mi segue, ragazzi, Full timer pesca, sempre in pesca. Vediamo se riusciamo a gambare qualcosa. Oh, il sole è veramente caldo comunque. Mamma mia, che giornata. Una giornatissima proprio. Oh. Bella, ragazzi.
visto un tentennamento. Scivola male. Scivola malissimo proprio. Cosa potrebbe essere anche interessante, perché vedo qualcosa che si muove e andiamo a dare un po' di pappa. Ho visto qualcosa di interessante, eh? Non so fino a che punto. Oh, oh. Non capisco, adesso partono tutte e due, ci manca solo quella. Sì. Cosa abbiamo preso qua? Non so cosa abbiamo preso. Ma un gatto o una carpa? Sai che non lo so. Ah, una bella carpuzza. Abbiamo preso una bella carpuzza. Per me si è svegliata male, però... Carpuzza da full timer pesca, sì. Si è svegliata malissimo questa. Direi che ci siamo, ragazzi, voi che dite? Ovviamente. Adesso che ho preso la carpa nessuno viene a prenderla, vabbè, dai, ci può stare. Sperando che non abbia fatto il danno. Stato bravissimo. E via. Ragazzi, ci becchiamo dopo.